Dovrebbe essere una cravatta, ma non mi ricordo più come si fa il nodo. Servirà più avanti nel video, non vi preoccupate, poi capirete tutto quando arriverò all'esame per la qualificazione come campione. Easy peasy lemon squeezy. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Oggi ben tre video per affrontare prima i Super 4 e poi la campionessa. Voglio farli tutti quanti insieme perché se no non ne usciamo più. La Lega è davvero uno dei posti più angusti da affrontare quando si tratta di una run che va in onda solo 3 volte a settimana. La squadra ovviamente è questa, quella che ho usato durante tutta quanta l'avventura, in questa formazione, sì. Possiamo andare. C'è la campionessa, la super campionessa che ci aspetta all'entrata. Tra l'altro si triggera molto presto la cinematic della Lega. Ieri stavo quasi per attivarla perché stavo allenando qualche Pokémon da far evolvere, di quelli che devono evolvere camminando. Fantastica meccanica, camminare per far evolvere i Pokémon. Deduco tu sei finalmente pronto ad affrontare la Lega Pokémon, l'esame finale per acquisire il rango campione. Eh già. Si terrà in questo edificio. Ah, era una frase che continuava. Ok. Ti auguro di cuore di uscirne vittorioso. Ridi, ridi. Attenderò con trepidazione il nostro prossimo incontro. Che bei capelli che hai, però. Non li vorrei, però sono belli. Senti, Augusto, fammi passare, dai. Ma sì, che voglio. Perché se no verrei qui? Vedo che possiedi 8 medaglie. Tutto in regola. Ah, quindi se non ho le medaglie non posso entrare? E se glitcho all'interno? Chissà se senza medaglie si può entrare. Capsi, con gli occhiali. Ok, sembra molto formale. Per prima cosa vorrei esprimere la mia gratitudine per la tua visita odierna. Prego, accomodati. Mi fai allocati? È scivolato. Bentornati amici videospettatori, oggi abbiamo con noi qui Andre Link che tenta la scalata al futuro campione della Lega Pokémon. Presentati pure Andre Link, di ai nostri videospettatori come ti chiami e cosa fai nella vita. Sono pronto Jerry, vai con le domande. Senza troppo indugiare, cominciamo subito con le domande che lo porteranno a diventare il futuro campione di Paldea. Bene Andre Link, dimmi come sei venuto qui quest'oggi. Sono venuto con il volo taxi oggi, sì, yeah! E dimmi, qual è la palestra che ti ha messo più in difficoltà? La palestra che più mi ha messo in difficoltà? Oh cavolo, questa è una bella domanda. Ti direi quella di Garrafopoli. Sì, Jerry, quella di Garrafopoli. Ti ricordi anche il nome del capopalestra? Ricordo che si chiamava Algaro il capopalestra, ovvio. Ti pare che non me lo ricordo. Molto bene, stai andando alla grande, Andre Link. E dimmi, qual è il Pokémon compagno che hai scelto all'inizio? Qual è il tipo di Pokémon che ho scelto all'inizio? Fuecoco, il Pokémon Fuoco Drillo. Molto bene, sei arrivato all'ultima domanda! L'ultima domanda, grande, vai Jerry! Spara! Sì, non sono Jerry per la seconda volta. Comunque sia, dimmi, ti piacciono i Pokémon? Se mi piacciono i Pokémon. Ma sono ripugnanti! Ma come no, ma come no, brutto deficiente! Devi dire sì! La produzione vuole che tu dica sì, non me ne frega niente se ti piacciono o no. Devi dire sì! Vabbè, ok. Ma certo che mi piacciono i Pokémon, sono i migliori, prorompenti, scoppiettanti e tutto il resto che dice la canzone del cantante lì, va bene. Grandi Pokémon, sì. E allora, amici videospettatori, direi che il nostro futuro campione si può qualificare per tentare l'esame contro i Super 4. Bel applauso, bel applauso. È tornata quella di sempre. La prova orale la potremmo considerare fatta e finita. Lo sapete che si può anche fallire questa prova? Si può fallire, effettivamente è possibile fallirla. Ho letto di gente che si è lamentata perché ha fallito la prova orale della Lega Pokémon. Io ho prova orale e sì, eccomi qua. Complimentoni, Link! La prima parte dell'esame è superata e bravo, Ignappolo! Mica mi ricordo quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha superato la prima botta. Se non sbaglio era stata Nemi. La Romanaccia è tornata. Dai, Gesù, ma potremmo far finire le prove mai stanche e passiamo alle cose serie, che dici? Possiamo smettere di asciugare gli scogli, è una cosa inutile. La seconda prova si chiama Speedago Super 4. Prova un po' a indovinare di che si tratta.
Lo dico io, è una prova pratica di lotta contro Noir di Super 4. Oh, apri ste orecchie. Lo so, non è il nome più fantasioso del mondo. Comunque occhio che ti aspettano 4 lotte e una a Persellardra con i meglio di allenatori che ci stanno, eh. Non sarà una passeggiata, quindi vedi le preparate come si deve. Quando sei pronto basta che attraversi la porta e raggi un vonno. E vabbè, io attraverso la porta, signorina Capsi, eh. Ok, raggi un vonno, sì. Pronti. Più pronti che mai, a dire il vero. È semplicemente un corridoio con un... con un box per le lotte. Ok. Tu sei la prima? Allora, cominciamo. La prima di Super 4 ad affrontarti sarò io, Capsi. E se pensi che ci andrò piano con te, è meglio che ti dai una svegliata, perché mo se balla! È semplicemente il simbolo di Super 4 perché non l'ho visto da nessun'altra parte. Lega Pokémon, o meglio palestre, quelli che ti fanno gli esaminatori. Finalmente lottiamo, gnappolè! Morite lotta come si vede che c'ho voglia di resuda! Capsi. Allora, Whiskash, che è tipo acqua terra. Sarà tipo terra, lei? Non si sa mai questi doppi tipi. Palla ombra. 57, non male, eh. Dicevo, l'ho vista dagli esaminatori delle palestre e da Lisma, che portava i guanti. Lei anche porta i guanti. Ok. Non mi piace, non mi piace proprio per niente. Andiamo Baxcalibur. È tosta sta lotta, eh. È buono. Fanghiglia può ridurre la precisione, non è detto che lo faccia al 100%, e non l'ha fatto. Spadon carica! Let's go! Buono. Un po' esagerata Spadon carica, eh. Però non dovrebbe avere... non dovrebbe subire l'effetto tipo terra, lei. Tipo terra, io non ho mosse acqua. Bello l'audio. E non dico musica, ma intendo proprio audio, come è mixato, mi piace. Ma levita l'attacco, cosa? Che non... no, ovviamente... è la Peppa. La Peppa peppante. Dai, ma che cosa? Come ha fatto a non shottarlo? Senti, gnappoletta, mo basta, eh. E Donphan se ne va. Camerupt. No, rimango con lui. Sì, lo so che ghiaccio, drago contro fuoco fa un danno normale, però... vai, proprio lo sacrifico, dai. Buonissimo! Grande! Grande Tato! Dugtrio. Dugtrio è veloce, eh. Ah, non Vugtrio. Ah, perché Vugtrio è acqua, certo. 111 di velocità. Sto messo male con la velocità, eh. Spadon carica. Eh sì, è veloce Dugtrio, sì, sì, sì. Lo sapevo. Veloce, oddio. Per essere un Pokémon terra è veloce. Va bene, vado con Mabostiff, dai. Allora, facciamo un po' morso stretto. La Terramp, non male. Ah, se ha quell'abilità che aumenta l'illusione nella tempesta di sabbia. Andata. Clodsire. Vedi che tosto che sei. Ma io già lo sapevo, fidate. Con gli occhiali sta meglio, cazzo. Ma dico, così dico, tanto per dire. Mamma mia, che pacioccone. Dai, Clodsire, fammogli vedere chi è che comanda. Ma la Terra. Mi ero dimenticato che esisteva la Terra. Peccato. Non vedi che bello il tipo Terra, oh. Tipo Terra Terra. Capita? Che è romana. Terra Terra. Dai, con sta protezione. Niente, devo fare anch'io la Terra.
Ma vedi che te faccio male, mo. Let's go! C'è di peggio. Tipo quella acqua, quella erba, quella fuoco. Difesa che c'ha. Sta in campana, gnappole! Arreggite forte, che sennò caschi! No! Non ha fatto granché. Ah, tra l'altro penso che forse... Non so Crossire che tipo di abilità abbia. Però forse ha qualcosa che aumenta la difesa con la tempesta di sabbia. Potrebbe avercela. È andato comunque, dai, ha vinta. Mi ricaricheranno la terra? Non credo. Me la so giocata. Ah, vedi, oh, sei tostarello. Dai, te la piavo. Te la piamma, ripete l'anzaccoccio. E basta, battesse mani. Oh, certo che non scherzi mica. Che trambata ci ho preso. Hai capito sto gnappolo? È stata proprio una doccia fredda. Spettacolo però. Ma occhio, che mica sono capaci tutti a superare la prova pratica. Anzi, a dirtela tutto ci riescono giusto in 4 miao. Però forse, e dico forse, non mi fraintende. Forse te qualche speranza ce l'hai pure. Mo' a pizza le orecchie. A seconda Super 4 c'è una squadra clamorosa. Dai, su, vieni qua, micrognappola. Micrognappola. Eccomi. Ma è una bimba. Capsi, non avrei mica perso. Te devo dire, ma è una donna ripassata che non me la scordo più. Dai, comunque mi metto qua a guardare che combinate voi altri. Dai, è forte, Peri, vendica me. Per contarci. Le piccolina stanno lì tutta quanta precisa in posa. Oh, perché? Perché Game Freak? Perché una bimba? Per fare il plot twist della vita? Mi è uscito un po' male. Sì, certo che la sfido. Mamma mia. E perché c'è una chiave gigante al collo? Oddio, non è che sarà tipo folletto. Complimenti, arrivare alla seconda tappa non è da tutti. Però mi dispiace perché ora ti rimanderò subito a casetta. I miei Pokémon sono forti e resistenti. I tuoi attacchi debolissimi non ci faranno neanche un graffio, vedrai. Venite fuori, amici miei! Quella chiave potrebbe indicare qualcosa? Acciaio. Tipo acciaio, non ti temo. Dai, raga, fagliela vedere. No. Non vedrà niente. Mi sa che raggia qua non ci vede più fra un po'. No. Mette l'abito roccia. Lei gioca VGC, eh? VGC però del 2006. Sta roba è dal 2006 veramente che non la vedo. No, 2009-2010 che non vedo più giocare l'abito roccia. Devo essere sincero. Io giocavo VGC, ma giocavo davvero tanto. Bronzong. No. Bel Pokémon Bronzong, però mi sa che va KO. Dai, questa la facciamo con Croccomela Easy. Easy peasy lemon squeezy. Sta a posto Corviknight, bello Corviknight, un altro Pokémon bellissimo. Mamma mia. Però la versione Gigamax è ancora meglio. Bella, andata. Qualsiasi cosa manda ora la scoppio. Anche un tipo drago, non importa. Certo, non può mandarlo, però. Oddio. No, Duraludon danno una mano. Vigore! Per forza, ovvio. Ah, schermo luce. Vabbè, non importa. Devi farne 5 di schermo luce per tornare a zero con... Per, diciamo, annullare il mio buff di canzone ardente. Tinkaton. Bel Pokémon, Tinkaton. Davvero bel Pokémon. Il mio ultimo Pokémon sistemerà tutto, vedrai. Non sistema niente.
bello. Davvero bello Tinkaton, mamma mia. Peccato che non mi serva ora. Vai Tinkaton, è arrivato il momento di metterti in Gingery. Ah, quindi fa la teramella. Ah, sta convinta, oh. Buon per lei. Oh, un'ascia! Bella! Pietra taglio. Questa la fa che sei veloce. Un Pokémon acciaio veloce. Pauroso. Specialmente Tinkaton che è forte, eh. L'attacco che ha col martello è devastante. Avery! Ce la siamo fatta, eh. Ah, uffa. Comunque non mi ha fatto niente. Ah, Tinkaton ancora non l'avevo visto nel Pokédex, giusto? No, ma non è giusto, volevo vendemmiarti. Vendemmiarti? Si dice vendicarti. Mi dispiace più che lei, ma una sconfitta è una sconfitta. Che a me è prossimo, dai. Oh, hai ragione. Dall'ultima volta è passato così tanto tempo che me lo stavo per dimenticare. Ma quando sarà passato un anno, dai, Nemi l'anno scorso avrà fatto. Come signor Ubaldo? Ma no! Salve, sono io, Ubaldo. Ho capito, quindi affrontiamo un'altra volta tipo normale, va bene. Uscita Palmot, cara di tipo lotta. Forse dovrei ricaricare la cromela. Va bene, comunque la lotta con Ubaldo avverrà nel prossimo video che verrà caricato più tardi questo pomeriggio. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, magari è già uscito. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti gli incontri a noi. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.